Agenda TV, ecco le news di questa settimana. Renzi e Giannini bocciati. I dati emersi dal 28° rapporto Italia dell'Eurispes presentato nei giorni scorsi a Roma dimostrano che il governo Renzi con le sue riforme non è gradito agli italiani. Anche il Financial Times attacca Renzi. È incapace di rilanciare il sistema Italia, quindi presto fuori dall'Eurozona. Non spetta migliore sorte alla ministra Giannini, che da un recente sondaggio si attesta come peggior ministro MIUR dell'ultimo ventennio. I docenti non le hanno perdonato la buona scuola e la sua benegazione al governo Renzi. Pagamenti, supplenze e lo scaricabarile. La liquidazione degli stipendi ai supplenti Barelli e Saltuari, ha affermato il ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini durante il Question Time, spetta al MEF, ovvio, e lo sanno anche gli insegnanti, migliaia in tutta Italia, che stanno aspettando da mesi gli stipendi per le supplenze effettuate. Possibile che il responsabile della scuola italiana non si renda conto che questa situazione mette in grave difficoltà persone e famiglie? Mobilitazione unitaria per i diritti dei precari. Il 12 febbraio si organizzeranno manifestazioni davanti alla prefettura di tutti i capoluoghi di provincia italiani. La CGIL, CISL, UIL, GILD e NALS hanno promosso una giornata di mobilitazione in difesa dei diritti dei precari, chiedendo l'apertura immediata di un tavolo di confronto in cui discutere le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e prevedendo un'articolazione dei piani assunzionali. Concorso a cattedra. A niente sono servite le pesanti critiche del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, peraltro in linea con le richieste sindacali, rispetto alle procedure previste per il nuovo reclutamento decise dal Ministro. Giannini annuncia che proseguirà sulla sua linea. Faraone, in una recentissima intervista, conferma tra qualche giorno l'uscita del concorso, così da poter assicurare a settembre l'assunzione dei vincitori. Intanto, la schiera degli abilitati TFA Pass, quelli delle GAE Infanzia, i non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici e i migranti delle nuove classi di concorso, annunciano che sono già pronti a ricorrere contro il concorso. La supplentite non sparirà. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, in Commissione Cultura di Camera e Senato, dichiarano che con la risposta all'interrogazione urgente dei deputati Chimietti e Gallo, il MIUR ha certificato, nero su bianco, che le supplenze annuali su 2015-2016 saranno circa 100.000. La tanto annunciata fine della supplentite, dichiarano, era quindi solo propaganda. Pagare le attività funzionali oltre le 40 ore. Lo stabilisce una sentenza del 28 gennaio 2015 del Tribunale di Torino. Il ricorso era stato attuato da un gruppo di docenti che avevano presenziato a consigli di classe per un orario superiore alle 40 ore previste per ogni singolo docente dall'articolo 29 del contratto collettivo nazionale del lavoro. Blocco aggiornamento e graduatoria ad esaurimento è quanto ha stabilito la Commissione Bilancio e Affari Costituzionali della Camera circa l'emendamento presentato al DL Milleproroghe. L'aggiornamento è quindi prorogato all'anno scolastico 2018-19 per il successivo triennio. Stop ai compiti a casa, petizione con record di adesioni. Sono inutili, suscitano odio per la cultura, ledono il diritto al riposo, avvantaggiano i figli delle famiglie culturalmente ed economicamente favorite. Queste sono alcune delle motivazioni che hanno spinto un DS genovese a lanciare sul web una petizione per eliminare i compiti a casa nella scuola dell'obbligo. Boom di adesioni, l'alternativa proposta, insegnare ad imparare agli alunni in classe. Faraone, Twitter e la propaganda. Sdegno su Twitter l'affermazione di Davide Faraone dal suo profilo che la buona scuola è una realtà autonoma, aperta e con gli studenti al centro. Dai post dure le critiche, alunni al centro del caos, scuole nel caos. Il sottosegretario, affermano i followers, probabilmente non è mai entrato in una scuola per capire che la 107 non funziona e che le sue dichiarazioni sono forse solo il preludio alla prossima campagna elettorale. Ed ora per concludere sentiamo alcune news da web. Randazzo, provincia di Catania. L'amministrazione comunale rinuncia a un contributo statale concesso per la sicurezza degli edifici scolastici. Ha suscitato un vespaio di polemiche non soltanto nell'ambiente politico ma soprattutto nell'opinione pubblica la rinuncia dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Mangione del PD ai fondi previsti da un finanziamento erogato dal MIUR. I social si mobilitano per Stefano Rò, docente bergamasco licenziato per un fatto oltremodo banale avvenuto 11 anni fa. La motivazione del licenziamento è non aver dichiarato in un'autocertificazione per il Ministero dell'Istruzione di essere stato condannato a una multa di 200 euro per aver fatto la pipì in un cestino, fatto che risale a 11 anni fa. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it o scaricando la nostra app. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.